Gli splendidi 40 anni di Michelle Hunziker, l'incontro ravvicinato con due protagonisti di Riccanza, nuova trasmissione di MTV che racconta la vita dei super ricchissimi figli di. Tutto questo grazie all'obiettivo dei nostri real paparazzi. Tommaso, per Real Paparazzi che conosci benissimo. Ah certo. Senti, ma allora Riccanza si fa ancora? Riccanza pare di sì. Senti, ma ascolta un attimo, è Real Riccanza, quindi Real Riccanza. Dacci due consigli per essere anche noi Real Riccanza. A tutti gli utenti di Real Paparazzi, come fanno ad essere Real Riccanza? Io, per come la faccio io, basta essere ironici, basta non ostentare e prendere tutto sul ridere, questa è la cosa importante. Quindi ci vuole, non bisogna prendersi sul serio, insomma. Ci vuole senso dell'umorismo. Un po' di, esatto, un po' di autoironia ci vuole. Certo, assolutamente. Senti, ma ascolta un attimo, ma dei Real Poracci li frequenti? Dei Real Poracci, guarda, ne ho uno. Quindi... ma certo, guarda. Bravo. Io, ti ripeto, ok. No, io sono, ti ripeto, sono 1-0 snob e 0-0 nulla, quindi sono aperto a tutto. Senti, Elettra come sta andando? Elettra bene, è entrata adesso nella casa. Abbiamo visto, ma sta andando bene, eh? Bene, è entrata bene, in nomination bene. Giovedì scorso. Però lei non è stata eliminata. No, si è salvata. Si è salvata. Senti, i tuoi prossimi programmi quali sono? Non posso dirlo, però mi vedete presto, molto presto. Dove? Ce lo devi dire, dai, un'anticipazione. Rai per cosa? Basta. Un'altra Real Riccanza o un'altra Real Poraccia? No, una cosa completamente diversa. Va bene, ci fai un grande saluto agli amici di Real Paparazzi. Ciao Tommaso, ciao. Ciao. Bella comunque questa macchina, eh? Di Hello Kitty, eh? Eh no, è molto particolare. Poi sai cosa mi piace molto? Il nome che hai disegnato dietro. Che disagio, che